Let's play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono MamiDD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 14° episodio della Wangamers Fail, o meglio della Pixelmon sul server Wangamers Fail. Oggi, come vi avevo preannunciato un po' di giorni addietro, un po' di video addietro, ci sarà il grande trasferimento, quindi chiamiamo la ditta traslochi. In questo caso la ditta traslochi si chiama The Nick, che ci sta aspettando. Sì, sì, devo spiegargli come fare il fatto del TS. Ma in un secondo momento, posso mandarti il TPA. The Nick ci ospiterà nella sua zona, dove in pratica sposteremo tutto quello che abbiamo costruito nella vecchia zona. E non potremo portarci, come si chiamano, quei cosi che fanno accoppiare i Pokémon, quelli brutti, schifosi, che ho craftato due volte perché qualcuno mi aveva messo una merda sopra. Vabbè, insomma, i range block non potrò utilizzare quelli, però non fa niente, li ricrafteremo, ragazzi. Kamma fa, se la gente qui mette le teste nel mondo che mi pagano tutto, e io me ne vado qui. Purtroppo, però, vi devo dare una notizia: non vi dirò le coordinate in cui sono. Hola Denik, ciao Denik, saluta. Saluta il tubo. Ciao The Nick, sei su YouTube. Non so perché sto andando così pochissimi FPS, ma va bene. Eccolo qua The Nick. E questa era la casa che un po' di video fa vi abbiamo fatto vedere. E in pratica io sarò qui con lui. Quindi ora gli chiedo: Mi mostri Mi mostri dove mi posso sistemare, per favore? The Nick non mi farà aspettare troppo. Ragazzi, The Nick non mi vede perché? Come non mi vedi? Ah, ok. I big bug. Non lo so perché, ma i big bug. Non capisco perché qua stralaggo, ragazzi. Ehi, The Nick, sono qui. Porca paletta, perché non mi vedi? Ti addo. No, mi metto le mie spugne. Dimmi dove stanno. Dove posso mettere le spugne? Ok, così risolviamo. Facciamo prima, insomma. Ah, lì ci sono delle spugne selvatiche qua in giro. Le ho beccate, eh. Ok, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione che mi ha da nessuno. Ehi, tu, fammi passare. Ok, siamo arrivati alla conclusione che mi ha da nel suo plot e condividiamo la sua casa. Quindi in pratica stiamo insieme. Spero, The Nick, se abbandoni il gioco e io non posso più entrare nelle mie chest, sai che ti ammazzo, vero? Perché in questo caso comprometteresti tutta la serie, vero? Aspetta che glielo scrivo pure, perché non si sa mai. Ma se tu abbandoni il gioco, io non posso più entrare in casa? Giusto per regolare, cioè non è che voglio farmi i cazzi tuoi, ma è tanto per farmi un po' i cazzi miei, cioè, capisci? Allora, no, non posso usare una beniamata minchia. Sì, può entrare lo stesso, benissimo. Ok. Comunque, chest e fornaci non posso usarle, ma va bene così. Non ti preoccupare, non ti stare a ok, questo lo posso usare. Questo per curare i Pokémon lo posso usare. E il computer sicuramente lo posso usare. Cioè, tutta sta roba della Pixel Cuts la posso usare, tranne questo. Forse non so io come si usa. No, in teoria sì, posso usarle. Cioè, questo che non posso usare. Ma va bene. Ah, ok, però gli oggetti li puoi piazzare. Sì. Sì, la roba della Pixel Cuts posso usarla tranquillamente. Ok, c'è un altro possibile terrorista di teste. The Nick, tanto so che ti guarderà il video. Guai a te se piazzi una cazzo di testa di Taylor. Ti banno dal mondo. Non so da dove altro posso bannarti, ma giuro che ti... Ah, però,
Io c'ho una testa di Blaze. Ih, posso aumentare la collezione. Yuhu, ne ho messa una anch'io. E messo Gidnik. Ne ho messa una anche io. Se vuoi puoi piazzare le tue chest qui. Ah, quindi tipo mi metti nello scantinato. No, ma grazie, molto gentile. Mi stai mettendo nello scantinato. Anzi, nella soffitta. Però no, non è vero. È nell'attico. Scusa, Nick, che è successo a questi vetri? Che è successo a questi vetri? Perché sono così? Che hanno? Questi vetri hanno la malaria? No, giusto per capire, perché, cioè, sono un po' diversi, cioè, capisci? Questi sono un grigio tipo che c'è fumato sopra, invece questi sono trasparenti come se... Cioè, hai chiamato la signora delle pulizie e non te li ha lavati, di la verità. Di la verità che non te li ha lavati, di la verità. Oh, ma lì c'è la zona breeding. Aspetta, Ok, ora andiamo nella zona breeding. Eccola qui. C'è un drowsy selvatico. Ci stanno dei pezzettini di grano. Ma è troppo figo questa roba qui che ha creato. Cioè, è troppo bello quello che ha creato di Nick. Veramente bello, bravo. Che perché mi fai accoppiare gli Ekans? Ok. In pratica ha già creato i range block per far accoppiare le varie tipologie? No, non mi dire che è così. Cioè, veramente. Ah, ma questi non li posso usare perché sono suoi. Ok, quindi io mi dovrò fare la mia zona breeding. In pratica ancora non posso usarli perché Lion deve togliere. Se te pareva. Dovremo farci un'altra zona breeding, giusto? In pratica dovremmo rifarci sta zona perché, da quello che ho capito, non la possiamo usare. Ok, ragazzi, allora ho appurato tutta la zona qui, quindi del giardino, tutta la casa, insomma, è tutta claimata. Ora dobbiamo solo decidere dove fare una zona ranch block. Dovremmo capire in quale posto questi... cioè, abbiamo un po' di spazio. Penso che da questo lato, no, non di là, ma magari di là. Penso che sia la zona migliore. Però anche di qua, attenzione, perché aspetta, qui ha messo una endstone. Quindi in teoria potremmo farci qui la zona dei ranch. Ragazzi, The Nick mi ha detto che arriva il dolce della torna. Che cos'è il dolce della torna? The Nick! Dove sei? Ah, mi sta facendo What the fuck this shit? What? Questa è l'arena! Oh my god! Bellissima! Bellissima con gli spalti! Ma dove cazzo siamo? Scusi, ma dove siamo? The Nick, dove mi hai portato? Mi hai nascosto in un luogo oscuro, mi vuoi rapire? La mia zona per i tornei, sì, l'ho notato. Dove siamo, scusa? In quale mondo? Bellissima, molto, 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 molto figa! Quindi, ragazzi... Penso che la nuova dimora ormai sia questa. Io sono effettivamente un coinquilino di The Nick e insieme lavoreremo per migliorare questa zona. E perché no? Qualche giorno potremo anche fare qualche torneo. Perché no? Perché no? Però dobbiamo che figo che ha messo le due spugne. Cioè proprio a buttare le spugne così. Ma va bene, è figo comunque. Bello The Nick, bello, mi piace. Ok ragazzi, è deciso. Per concludere questo episodio, per dargli un attimo di brio, faremo una sfida io e The Nick proprio nella sua... What the fuck? È crashato il server? No, non mi dire, non volevo dare il brio in questo modo. Ok, il brio è finito lì. Allora, vediamo che cosa posso usare di carino. Allora, innanzitutto mi metto un attimo da parte la mia squadra attuale, perché voi non penso di utilizzarvi. Electivire non voglio utilizzarlo perché se mi sale di livello non posso più battere matita. Ok, allora, un Charizard mi può essere utile, un Totodile no, un Crowdunt potrebbe essermi utile, questo fa schifo, è di livello troppo basso, un Rufflet carino, Nidoqueen, non so, Ninetales, però è di livello 28, un po' bassino, Blastoise può essere un buono, Swampert, Jigglypuff, oh, Clefairy, Scyther, questo lo dobbiamo usare per catturare i Pokémon, però non ho ancora capito come. E vediamo, non ho nient'altro di granché. Ehi, tu sì che sei buono. Nidoking penso che lo utilizzerò al posto di Blastoise o di Charizard. Al posto di Charizard.
Sì, ma tu non c'entri un cazzo, quindi togliti da qui. Ok, io sono pronto, e tu? Ok, ragazzi, i due sfidanti sono pronti per cominciare questo torneo in cui siamo arrivati alla finale, perché su due partecipanti ne sono rimasti due. Ma mi dici, scegli la squadra bianca, The Nick. Lo so che non te lo sto scrivendo, ma ti prego, scegli la squadra rossa, The Nick. Non fissare le torce, proprio The Nick, vai lì. The Nick, vai lì. The Nick! Oh my god, The Nick non mi capisce con la telecinese. No, The Nick, per favore. Capisci? Non evocare i Pokémon. Non fai evocare i Pokémon. What the fuck? Perché non ti fai evocare i Pokémon? I big problemi, no. Ok, ora il gioco sta iniziando a collaborare. Ci ha fatto lanciare i Pokémon. Quindi penso che iniziamo questo torneo. Però io gli ho spoilerato il primo Pokémon. Shh, non glielo dite. Dai, come? The Nick, sparami il Pokémon. Tiralo fuori, The Nick! Porca miseria, il rallentamento mentale della gente. Forza! Ok! Babà! Accept. È ormai un Crocodile contro un Nidoking. Mi dispiace, è così che funziona. Furmin Surf con Frana. Frana mi piace. Dovrei fargli. Oh, porca paletta. Non gli dovrei fare una beniamata ceppa. Mi sta massacrando. Oh, cazzo. Surf non penso che gli farà un granché. Almeno proviamo con un fulmine. Ecco, ma manco per l'anticamera del cervello. No, ma GG. Va bene, ragazzi. Allora evocherò subito il mio con terremoto. Perché dovrei fare i big danni. Sorry, The Nick. Non volevo. Però, sai com'è. Mi è un po' utile allenare questo Pokémon. Oh, cazzo. Oh my god, The Nick, porca di quella miseria ladra, ti prego con un terremoto fagli male, sì, col terremoto gli faccio i big danni, sì, meno male che c'ho questo Golurk, Salamence, se vabbè, mo magari di livello 100 mi fa un culo così, il tuo Golurk è salito di livello, perché? Ah, ok, ho imparato centri pugno, ok, che ti tolgo? Magari ti tolgo, no, bot. Sì, toglili botta. Centripugno lo proviamo subito. Vediamo un po' quanto ti fa male, centripugno. Oh, cazzo, non gli fa niente. Porca di quella miseria lurida. Ti prego, se mi muore Golurk, io sono finito. La mia squadra è nella merda. Oh, cazzo. Contro Salamence non gli fa niente, terremoto. E che cazzo gli racconto mo io a questo? Porca miseria. No, mi ha pure paralizzato. Dannazione. Io non li conosco sti Pokémon, non solo. Vabbè, maledicilo. Almeno. No, neanche. Ok, vabbè, faccio il figo e tiro fuori un Ninetales. Come si chiama? Shiny. Stordiraggio potrebbe essere utile. Chi è morto? Penso il mio. Sì, direi di sì. Mi ha massacrato. Non è che me ne Rufflet? Ma che cazzo di Pokémon c'ho? Ma che è sta squadra? Attacco d'ala. Zitti, o aeroassalto. No, aeroassalto che c'ha meno mosse. Non li ho. Porca miseria, mi ha one shotato. Ma che cazzo mi fa questo? Ma che razza di Pokémon c'hai? Ghiacciolo? Cosa? Cos'è ghiacciolo? va bene, Crowdunt. Cos'è sto ghiacciolo? un Swampert. notte esperta, vediamo, proviamo notte esperta. Ragazzi, io non conoscendo sti Pokémon, non so neanche utilizzare le mosse deboli, non so, cioè sono un abbo, dovete aiutarmi, che schifo che faccio, sono morto io ancora, ma no! L'ultimo, Blastoise, scelgo te, ti prego, fagli qualcosa, scioglimi il ghiacciolo, Blastoise! L'idrondata, non penso che gli farà un granché, no, ha sensazione, infatti mi ha one shotato. Come non detto, ragazzi, The Nick mi ha fatto un culo quanto una capanna e io me ne vado con la coda fra le gambe perché ho fatto veramente schifo, veramente brutto. Ma che razza di Pokémon è? Che Pokémon sono? Che Pokémon sono? In ogni caso, ragazzi, siamo arrivati anche in questo video alla fine. E se vi è piaciuto il video, lasciate un like, commentate, condividete. Più che altro, non se vi è piaciuto il video, ma se vi piace la nuova dimora. E ora inizierà la sfida per iniziare a trovare dove sono. Quindi inizierà la caccia al Mamid. Mi auguro che The Nick non dia le coordinate in giro di questo posto, se no,
si riempirà o magari altra gente verrà a piazzare teste di cazzo intorno alla casa, che non penso sia il massimo, perché se perdiamo sta casa è stato veramente un grande lavoro di ingegneria perso. Oggi The Nick ha voluto indicare lui l'hashtag finale del video, io glielo consento, insomma, e ha detto: se siete arrivati fino a questa parte del video, scrivete nei commenti un The Nick per tutti. Ok. Non ha senso come i miei hashtag, quindi va benissimo. Per cui, se siete arrivati veramente alla fine di questo video, scrivete l'hashtag nei commenti, altrimenti semplicemente lasciate un like e condividete. Ci vediamo nel prossimo video, la settimana prossima. Fatemi pensare un attimo, la settimana prossima è la settimana di Natale. E penso che non so dirvi se usciranno già i video natalizi oppure se uscirà ancora la solita programmazione. In ogni caso, vi farò sapere nei prossimi video. Ci vediamo. Ciao a tutti!